Scusami. Tu pierdo suono in coppia il giornaletto, e mamma da minaccia, e padre da sarraccia. Fanno gira caso, guardando dentro specchio, vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in uno studio più torero. E si piazzata in capo sto sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare mescolando polero, già c'è chi vuole. Buongiorno, buona domenica. Finalmente. Dobbiamo un attimo prima di tutto, ovviamente bentrovati. Bentrovato, un po' di raffreddore, un po' di mal di testa. Però senti che la primavera, stagione, la primavera incombe. Anche se diciamo climaticamente i dovrebbero continuare a riservare però Francuccio, però la primavera incombe. Però Francuccio c'ha la tosse, c'ha una cosa, mal di testa, tutti sbocci. Allora spieghiamo innanzitutto una cosa. Spieghiamo un po'. La sigla la spiega Francuccio. Ma certo. Tu spieghi. Io spiego la lavagna. Va bene. Perché per questa puntata li attenti a quei due, le due cose non sono proprio strettamente connesse. Ma abbiamo ritenuto opportuno. Noi le connettiamo. Le connetteremo. No, perché sono molto connesse, ma non nella cronaca, in una dimensione diciamo. Perché questa bella canzone di Carosone? Perché? Torero, oh torero, oh sombrero, perché? Perché ci avviciniamo alle elezioni. È partita la corrida, caro Genzano. Amministrativa di Avellino, ed è partita la corrida. La corrida super gommata. Cari signori, c'è il rischio o la fortuna, scegliete voi, che Avellino, capoluogo, abbia almeno 10 sindaci contemporaneamente, una giunta di almeno 30 assessori e un consiglio comunale di almeno 120 consiglieri comunali. Ma questa storia è la storia della grande coalizione. Hai sentito che ha detto Cosimo Sibilia? Che ad Avellino bisognerebbe immaginare una grande coalizione. Una grande coalizione per arginare l'avanzata. Quale dei due Sibilia l'ha detto? Qua abbiamo Cosimo, due Sibilia. Cosimo, Forza Italia. Che ha detto? Sarebbe auspicabile allargare il più possibile i perimetri di un'alleanza contro l'avanzata, evidentemente, del Movimento 5 Stelle. Allora, cosa ne pensi? Allora, io penso che questi qua ormai sono entrati, no? Proprio in un tunnel di fobie. C'è poco da fare, hanno una paura che è diventata viscerale, dei 5 Stelle. Tutti insieme contro i 5 Stelle. Già questa partenza, Marco, già questa partenza, uguale vittoria eclatante 5 Stelle, già questa partenza. Ma che senso ha? Che senso ha mettersi tutti insieme, quella ammucchiata? Giovanni D'Ercole, e non solo lui, non ci pensa nemmeno lontanamente ad un'ipotesi del genere. Sempre per restare nel perimetro. Allora, secondo te, Marco, non so fino a che punto una roba del genere potrebbe effettivamente poi incontrare l'apertura del Partito Democratico. Partito Democratico, Marco, se vuoi sapere la mia, io non mi meraviglio più di niente. Loro puntano ad una grande coalizione di centrosinistra che vada, secondo me, dalle due liste di Petrarca, ecco, per andare al sodo della questione. Poi si dovrà capire dove andrà a collocarsi il mondo di Angelo Antonio D'Agostino, se già all'interno del partito. Ma Petrarca come si presenta? Un partito, Petrarca? Appunto. Petrarca aveva un partito che si chiamava UDC, quale partito esiste ancora, ma sta da un'altra parte, no? È così o no? O mi sbaglio? Sì, mi sono perso qualche puntata. Sì. E poi c'è questo contenitore Civica Popolare. Che potrebbe essere riutilizzato. È un contenitore, dentro a questo contenitore ci puoi mettere di tutto, ci puoi mettere i gelati, ci puoi mettere il caffè, ci puoi mettere che altro? La farina, ci puoi mettere la munnezza, cioè è un contenitore. Poi c'è tutto il PD. Il PD. Che è, diciamo, un contenitore più grande. E poi a sinistra del PD ci sarebbe tanto Giancarlo Giordano, potenzialmente, quanto, quindi, che significa anche Nadia Race, anche se però Nadia Race ha detto parole molto nette rispetto a ipotesi del genere, mettendo dei paletti molto, molto chiari.
E lo stesso Francesco Todisco, che infatti insomma solo qualche giorno fa ha evocato uno sforzo unitario e collettivo per la ricostruzione del centro-sinistra in città. Questa è la corrida, diciamo. Cioè Marco, scusa. Ma il punto reale qual è? Il punto reale è che sempre Petracca ha praticamente detto: noi la vogliamo fare l'alleanza con il Partito Democratico, però bisogna capire che l'esperienza Foti è stata disastrosa, non ci potete venire a propinare le stesse liste, bisogna fare una certa pulizia. E qui casca l'asino. Cioè, perché perdonami, ho capito bene. E poi mi fermo. Qui casca l'asino perché? Perché è del tutto evidente, seguimi, che l'idea di fondo la necessità e l'opportunità di allargare i possibili perimetri di questo centro-sinistra tenendo tutto il contrario di tutto è l'idea, secondo me sbagliatissima, secondo la quale riempiamo le liste di portatori di voti di galoppini e di gobbe, infatti l'arena è gobbata, diciamo, no? Gobbata. Togliamo. L'arena gobbata. E contestualmente puntiamo a vincere subito il primo turno. Perché evidentemente se noi dovessimo arrivare al secondo turno avendo di fronte il Movimento 5 Stelle non ce ne sarebbe, perché evidentemente lì tutto il meccanismo che poi già abbiamo visto in tante città in giro per l'Italia porterebbe da quella parte poi il consenso in seconda battuta, quindi al secondo turno. Quindi l'idea loro è: dobbiamo provare a vincere il primo turno e non abbiamo alternativa se non quella di tenere tutto il contrario di tutto dentro, servono i voti, servono i portatori di voti. Ora, secondo me questa è una cosa assolutamente sbagliata. E sono d'accordo con te. Cioè, qual è la novità rispetto a prima? Nel momento in cui il Partito Democratico, così come in qualche misura va emergendo da taluni pulpiti, che però chiaramente non sono pulpiti che tengono dentro tutto, il rinnovamento è vero che non serve la carta d'identità, perché non è lì il problema, però certo, dei segnali chiari, netti, di radicale discontinuità nella rappresentanza, ma devono essere fatti, altrimenti non credo che questa volta basterà fare la somma algebrica dei portatori di... Certo, io ti faccio una domanda, Marco, tu sai le cose di Avellino, sei un professore assoluto, no? Allora, io ti faccio una domanda, mi devi dire... Quale? Un nome, mi devi dare un nome di questo consiglio comunale attuale che possa rappresentare in qualche modo la discontinuità, uno solo. Me ne devi dare uno. Perché ogni tanto questi signori, Marco, si svegliano e parlano di discontinuità rispetto a Foti. Vuoi un esempio? Gianluca Festa, tanto per fare un nome, si alza e dice discontinuità rispetto a Foti. I fatti di Avellino dimostrano che serve discontinuità non rispetto a Foti, ma discontinuità rispetto al passato. E nel passato c'è anche Gianluca Festa. Gianluca Festa è stato vice sindaco di questa città, non è un vergine della politica. Il punto è che secondo me esiste una distanza incolmabile dal mio punto di vista, anche in presenza di un'eventuale volontà politica resterebbe incolmabile. Ciò che sarebbe giusto fare, che è quello che stai dicendo tu, cioè rendersi conto del fatto che probabilmente con il 4 marzo si è consumata anche nella città di Avellino una fase storica per la quale oggi ci appare anche molto più chiaro e molto più evidente quello che tu stavi dicendo, cioè che i fallimenti di Foti sono conclamati, che Paolo Foti abbia avuto grandi responsabilità è conclamato, nella stessa misura in cui oggi dico che probabilmente lì dentro è la persona più per bene che si può rintracciare a Palazzo di Città. Il problema è quello che stai dicendo tu, cioè bisognerebbe dire ok, ora ripartiamo da zero, proviamo con le nostre forze, senza tagliare e cacciare fuori nessuno, ma chi sta dentro il percorso del passato si mette a servizio di un nuovo percorso, fa un passo di lato e aprendo a una nuova rappresentanza. Il problema è che questa cosa non è possibile farla in questo contesto, perché è troppo marcio questo contesto e perché evidentemente ci sono una serie di condizioni anche dettate dal tempo a disposizione che non consentirebbe a nessuno di fare questa operazione. Dunque, Marco, almeno... Però, si tenti di farla un'operazione al meglio delle possibilità, eliminando, cominciando per esempio, dico io, ad eliminare
le ambizioni di tanti che immaginano ancora di poter fare il sindaco attraverso le primarie o meno. Cioè, leviamo da mezzo questa idea per cui Gianluca Festa può rappresentare il candidato sindaco della città di Avellino in questo momento, per dare, insomma, non per Gianluca Festa in quanto persona, ma è proprio per il messaggio di vita. Cominciamo a dire che una cosa è considerare pezzi di città veri che trovano rappresentanza in alcuni riferimenti. Altra cosa è dire: mettiamo tutto dentro, il contrario di tutto, da chi ha 150 voti a 300 voti, perché lo abbiamo già visto nel corso di questi ultimi 15 anni. Esatto, cioè, esatto. Esistono una serie di profili che non possono essere riproposti. Bravo. Allora, Marco, con le armi della politica e con l'intelligenza politica si può fare. Magari non si può partire da zero e fare il deserto, radere al suolo tutto per ricominciare, ma almeno un po' di picconate serie vanno date, perché altrimenti non c'è possibilità che la città possa guardare al centro-sinistra con bene, possibilità. Bene, penso, Marco, penso io. Certo, allora io penso due cose. La prima, il fatto che si continui a parlare, no, di centro-sinistra, tutti balbettano di centro-sinistra, da Todisca, che cos'è il centro-sinistra, tanto per cominciare, dove comincia e dove finisce, chi rappresenta il centro-sinistra, da dove comincia a dove finisce, perché se tu vai a fare l'analisi, no, politica seria di dove comincia questo centrosinistra e dove finisce, e poi ci vai a mettere dentro i cristianelli che ci stanno, Marco, converrai con me che tutti questi cristianelli non sono d'accordo su niente. Prima, perché ci stanno almeno 10 cristianelli del centrosinistra, dico almeno 10, no, di quelli che conosciamo, che vogliono fare i sindaci. E quindi come fai a metterli d'accordo? Non ho capito. La seconda questione è che si tratta di tutti i cristianelli già sperimentati. Quindi noi, il fallimento di Foti, sarai d'accordo, come ne abbiamo parlato tante volte, dipende essenzialmente da una cosa. Foti non ha avuto alle spalle un Partito Democratico. Ha avuto un Partito Democratico lacerato, all'interno del quale ognuno ha potuto fare il suo porco comodo, a cominciare dal porco comodo fatto da Gianluca Festa. Questa era. Allora, dico, Gianluca Paolo Foti ha sbagliato quando avrebbe potuto all'inizio della sua avventura amministrativa. Doveva dimettersi. Nella partita. Bravo, perfetto. Ora, io voglio chiedere a te, no? L'ipotesi che sollecita Gianluca Festa. Anche perché l'avete fatto diventare voi uno statista, questo qua, non certamente io, voi, ormai dico loro, Dialoga con De Mita, e quindi due volte sei statista al quadrato. Allora, io dico, Gianluca Festa vuole fare le primarie, perché attraverso le primarie lui ritiene che può essere il primo ad Avellino e chiede poi il coinvolgimento di tutto il partito. Tu dici, cerchiamo di essere realistici, io voglio essere realista, come tu dici, no? Allora, mi devi spiegare una ragione sola, una sola, per cui Paolo Foti, Ida Grella, Enzo De Luca, come si chiama quell'altro là, Giacobbe, Franco Russo, cioè tutti questi signori che sono stati vicino a Foti e che hanno subito Gianluca Festa per 5 anni, possano in qualche modo immaginare di votare Gianluca Festa sindaco. Non esiste. Infatti la lettura del discorso fatto a Via Tagliamento, dove torneremo quella serata, proprio tornando la nostra lavagnetta, ma fra un po', da Umberto il Basso De Caro, avendo a fianco l'ex senatore De Luca, secondo me la lettura rispetto alla questione del partito era proprio questa che stai dicendo tu. Cioè, quando De Caro dice qualcuno mi ha chiesto se io mi sento come l'unico superstite, e non mi sento un superstite, ma è del tutto evidente che noi veniamo fuori da una catastrofe di proporzioni inaudite, e che quindi non possiamo più immaginare di correre ancora dietro a questa questione della vocazione maggioritaria. Noi siamo su percentuali che parlano da sole, non possiamo ragionare in questi termini, ma siamo sempre noi, dobbiamo ripartire da noi, basta divisioni, basta. E quindi, tornando a quello che stavi dicendo tu, calato sulla città di Avellino, questo ragionamento a che cosa porta? Porta al tuo approdo. Cioè, non è più pensabile che la partita si giochi attorno alle ambizioni di Gianluca Festa, ma non solo di Gianluca Festa, voglio dire, cioè, nessuno di coloro che in questi anni hanno in qualche misura contribuito alla vicenda amministrativa, cittadina, politica e alla vicenda del Partito Democratico cittadino, immaginando di costruire su quella battaglia la propria ambizione di diventare sindaco, devono fare un passo indietro, perché non ci sono proprio le condizioni perché una roba del genere possa venire fuori.
tu lo sai qual è il candidato terzo, trovare il candidato terzo appare piuttosto difficile. So per certo che ci sono stati diciamo già dei no anche piuttosto importanti, si fanno altri nomi, non li voglio nemmeno fare perché insomma non mi sembra sì, magari li scriveremo ma non è, no, no, vabbè, dimentichiamo, ma poi sembra un attacco alla pena alle persone, che cose che non vogliamo fare noi. Ma se arrivano taluni determinati no da riferimenti anche apprezzabili della società civile, una qualche domanda pure se la dovrebbero fare. Allora, io dico che il PD potrebbe ancora giocare una grande partita, ma dovrebbe innanzitutto ripartire dal dialogo vero con la città che ha perduto. Beh, quello che dicevo io. Allora, noi con Todisco continua a parlare di centrosinistra. Todisco non è un benamato cazzo in questa città, non rappresenta un benamato cazzo, Marco, questa è la verità. Marco, dobbiamo citare i fatti. Todisco è stato invitato da noi, tanto per fare un esempio pratico, no? A sollecitare il governatore De Luca sul problema AIAS, che è lo scandalo di Avellino, è lo scandalo degli ultimi 10 anni di Avellino e i fatti lo stanno dimostrando. Marco, Todisco se n'è altamente fottuto, Todisco non conosce questa città, scusami, è una mia opinione e me ne assumo la responsabilità. Il problema, Marco, allora, è che prima di parlare di formule, vogliamo capire questa città di che cosa ha bisogno? Nessuno ne parla, punto primo. Punto secondo, l'altro punto del mio pensiero, poi ci torniamo. Mario, vedi se il mio audio si sente mentre parlo. L'altro punto del mio pensiero, Marco, Umberto del Basso De Caro. Allora, tu sai che cosa penso di Umberto del Basso De Caro, no? Io penso che sia una persona per bene, innanzitutto, che è un requisito minimo che dovrebbe avere chiunque sta in politica, e lui ce l'ha. Penso che sia culturalmente non attrezzato, molto attrezzato, molto attrezzato. Penso che sia politicamente attrezzato e penso pure che abbia i titoli non soltanto culturali ma anche morali per stare in politica e per starci bene. Fino a qua ci siamo, va bene? Però, attenzione. Del Basso De Caro deve poter dimostrare di essere un leader. Come si fa a dimostrare ad essere un leader? È una mia opinione. De Caro non ha bisogno dei miei suggerimenti, né tantomeno dei tuoi suggerimenti. Allora, come si fa a dimostrare di essere un leader dopo una sconfitta, peraltro annunciata, non di queste proporzioni, ma era annunciata. Sapevamo tutti che il PD avrebbe preso la batosta. Poi abbiamo visto che non era una batosta, è stata, come dice De Caro, una catastrofe. Allora, Marco, un leader, per essere leader, rispetto a quello che è accaduto, fa un ragionamento che è quello che facevamo prima, cioè fa il ragionamento, caro Marco, dell'utopia, che sembra utopia, ma non è tale. Se tu vuoi mettere insieme i cocci di un partito che ha retaggi culturali, morali in questa città assolutamente irrecuperabili, Marco, il partito non lo fai. Allora, Del Basso De Caro dovrebbe fare una cosa molto semplice, secondo me, anche perché fa parte della corrente di Martino, che è attualmente il reggente nazionale del PD. Parole chiarissime rispetto al Mezzogiorno d'Italia. Esatto. Allora, bisogna mettersi in testa che c'è bisogno di una fase di transizione, Marco, transizione. Il PD deve andare in purgatorio, perché soltanto attraverso il purgatorio, ma una buona purga, proprio buona, il PD può rinascere. Allora, i compromessi, mettere insieme le vecchie esperienze e il nuovo, come dice De Caro, è una strategia che non mi convince. De Caro dovrebbe dire a Martina: punto primo, il congresso ad Avellino non si può fare, non lo vuole perché fare. L'ha detto Ermini, che allora, quando Ermini dice, Marco, no? Noi l'abbiamo detto prima di Ermini, per la verità, ti ricordi, no? Quando Ermini dice ci sono troppi comuni in provincia di Avellino dove il numero di voti che abbiamo preso noi del PD sono inferiori al numero di tesserati, dice una cosa molto semplice, e cioè, è una cosa vera, cioè che il tesseramento è falso, che qui hanno fatto tessere false. Ci sta gente tesserata che non sa di essere tesserata, tant'è vero che è andata a non votare il PD. Questo è il punto. Allora, tesseramento si mette da parte, il congresso non si fa, Del Basso De Caro, che è l'unico sopravvissuto, perché di sopravvissuto si tratta? Non è che si tratta di altro, è sopravvissuto, Del Basso De Caro, l'unico, è Del Basso De Caro.
si mette sulle spalle il peso, la croce di coordinare la rifondazione del Partito Democratico in provincia di Avellino, e magari se vuole si fa dare una mano dall'altra sopravvissuta, Rosetta D'Amelio, che è stata fortunata a non essere candidata. È stata baciata dalla fortuna la notte della quando è stata cancellata. Marco, è l'unica strada, è l'unica speranza perché il PD possa rinascere, perché diversamente non rinasce, non rinasce. Perché è chiaro che se tu fai il congresso e lo fai in queste condizioni, in 3 settimane, con quei tesseramenti fasulli, con tutto il casino che c'è attorno, è del tutto evidente che qualsiasi poi sia l'esito, persino in caso del caso si dovessero inventare un congresso unitario. Scusa, perché Enzo De Luca vuole il congresso? Perché sennò non ce la può più fare da sopravvivere. Oh, allora Enzo De Luca dovrebbe... L'ultima forza che gli rimane sono le tessere. Ma sbaglia, lui che ogni anno, a ogni anniversario del sacrificio enorme di Aldo Moro, scrive e riscrive, ci fa piacere che scrive e riscrive, no? È un omaggio dovuto. Ma santi Dio, ma se avesse capito un poco di Aldo Moro, poco, ma cosa farebbe? Che cosa farebbe De Luca? A 70 anni suonati, farebbe il padre nobile. Invece no, vuole imitare Nicola Mancino, vuole imitare Ciriaco De Mita. Sbaglia, si mettesse da parte, facesse il padre nobile, non è che non deve fare più politica, ma si mettesse l'animo in pace, perché tutta questa tiritera che sta facendo De Luca oggi, io mi gioco, non mi posso giocare niente, Marco, è finalizzata ad una sola cosa, e lo vedremo. De Luca fra 15 giorni, 20 giorni, massimo un mese, dirà: mi candido a sindaco di Avellino e cominciamo da capo. Questo è il punto. Ecco perché io non credo nella resurrezione senza il purgatorio. Ci vuole purgatorio, Marco, ci vuole purgatorio. Diversamente il PD, no. E poi veniamo qua, i gesti, vedi, i simboli sono una cosa importante. Perché? Che è successo? Perché date Casper a Pagliaro? Posso parlare? Mario, devi parlare, devi parlare. Allora, che cosa è accaduto? Come voi tutti sapete, nella sede del Partito Democratico, il coordinamento provinciale del Partito Democratico è sita in via Tagliamento, in quella che fu ed è stata la sede del coordinamento provinciale della gloriosa Democrazia Cristiana, Irpina. E come tutti voi sapete, nella sala che abitualmente viene utilizzata per le conferenze, per gli incontri, per i dibattiti, eccetera, c'è, campeggia questa fotografia che ritrae Alcide De Gasperi ad Avellino, in Piazzella Libertà, in un bagno di folla. Il simbolo da sempre. Il simbolo da sempre. Ora, che cosa è accaduto? È accaduto che la renzianizzazione del Partito Democratico in provincia di Avellino, anzi la famigliettizzazione del Partito Democratico invece di Avellino, che si è verificata nel corso di questi anni. A proposito, qua ti devo un attimo... no, perché nella testa di Famiglietti sa che cosa c'è? Sì, vuole fare il segretario provinciale. Comincia a maga! E cosa vale di Napoli se cosa vuole fare? L'assessore regionale. E comincia a maga! Cioè non hanno capito un cazzo! Non hanno capito niente! Cioè, ma come si fa? Allora, torniamo alla foto di Gasperi. Cioè, cominciamo da capo. Uno perde. La fotografia. E comincia da capo. Ha rappresentato per tante generazioni il monito, no? Il monito ideale di ciò che ha rappresentato in questa provincia il cattolicesimo. Ora, che cosa è successo? Che qualcuno, segnatamente il buon Mario Pagliaro, persona amabile, anche intelligente, che insomma, fa, arguta ed intelligente, okay. Adesso se non sbaglio tra i commissari, i subcommissari nella vita, che fa, per mia curiosità, se non erro, non vorrei dire fesseria, l'architetto buon Mario Pagliaro, diciamo in qualche misura ha non dico coordinato, ma insomma ha giocato un ruolo, è quello, ma lo stesso Pagliaro è un omonimo o... no. Forse ricordo male, ma è un Mario Pagliaro che stavo con Alleanza Nazionale? Se non sbaglio è quello? Mi pare di sì, e mi pare anche che ha avuto dei trascorsi con i radicali. Vabbè, ma è lui? O un omonimo? No, è lui. Ah, ma se è lui? Ci perdoni, Pagliaro, se non è lei, ci perdoni. Del renzismo e del post-ideologismo, va benissimo che Mario Pagliaro in qualche misura giochi un ruolo chiave nella
nella campagna elettorale del Partito Democratico in provincia di Avellino. E Mario Vaiaro ha ritenuto opportuno in campagna elettorale girare le sedie della sala da subcommissario, subcommissario. Che ha fatto? Da quello che mi dicono, mi hanno raccontato, mi hanno detto dall'interno del PD che Mario Vaiaro avrebbe dato disposizione affinché si girassero, venissero girate le sedie nella sala di via Tagliamento. Sì, dando quindi, perché bisognava fare in maniera tale che lo sfondo cambiasse e ci fosse la televisione dove magari fatto passare qualche slide e poi insomma dei manifesti, insomma un contesto diverso, una scenografia diversa per la campagna elettorale. Dando le spalle questa a De cosa fatta, ma dando le spalle, le spalle a De Gasperi. Questa cosa, questa cosa ha fatto incazzare molti. Ci credo. Ha fatto incazzare molti. Il più incazzato di tutti è stato era Enzo Venezia. Ma per forza. Intanto lo posso dire, mi ha chiamato in più di un'occasione per dirmi: ma questa è una cosa impossibile, ma non è tollerabile. Ma io vado là, mi porto la foto di De Gasperi a casa. Ma di che stiamo parlando? Ma quella è casa nostra. Ma noi l'abbiamo fatto la storia d'Italia. Ma di che cosa stiamo parlando? Ora. Io non posso che condividere, no, no, ho sempre condiviso diciamo, le opinioni di Venezia, perché io ritengo che sia stato quasi un gesto metaforico, no? Paradigmatico di ciò che capitava e capitato non solo in questa provincia ma nel paese, cioè il fatto di aver completamente reciso ogni legame con le radici ideali e storiche del Partito Democratico, no? Delle culture politiche che hanno dato, che avrebbero dovuto dare genesi a questo grande partito progressista e di governo, e nella provincia della sinistra di base, nella provincia della grande storia, dalla grande storia, qual è appunto l'Irpinia, mi è apparso subito come un gesto, come dire, proprio di sintesi rispetto a tutto, alla deriva che si stava palesando davanti ai nostri occhi. Ora, finita la campagna elettorale, ci si attendeva che in qualche misura, vuoi per inerzia, vuoi per decoro, vuoi per buonsenso, il seggio si girava quella davanti. Così non è stato, ed è stato proprio l'altra sera, quando c'è stata la riunione convocata da Umberto Albastodeca, Enzo Venezia è salito sul partito. All'inizio in maniera molto timida, si guardava attorno e diceva: sei incazzato come una bisma, ma come si permette? No, no. E detto, io mi sono avvicinato e ho detto: scusa Enzo, ma perché non passi dalle parole ai fatti, visto e considerato che veramente nessuno ti può venire a dire nulla, questa è oggettivamente casa tua, no? Anche in termini, se non è casa di Venezia quella, vorrei capire, no? Non so se sei d'accordo con me, e quindi Venezia ha dato ordine, girate le sedie, e questa cosa, diciamo, è stata, e diciamo, io ho con piacere, come dire, condiviso il gesto vedi Marco, di Venezia, però penso che questa storiella che fa ridere, però sia... No, questa è una storiella molto seria, eh? Io sono convinto che Pagliaro... Quale Venezia, scusa, mi ha fatto un'intervista meravigliosa quando ha detto sulla pelle della mia città. Certo, io penso una cosa, Marco. Io credo che Pagliaro manco si sia accorto della cosa, non credo che non l'ha fatto intenzionalmente, perché... però vedi, questo è ancora più grave perché ti dà proprio l'immagine plastica di che cos'è diventata la politica in mano a questi amici? Persone per bene, tutto quello che volete, cioè i simboli, vorrei dire a Mario Pagliaro con molta umiltà, i simboli sono una cosa molto importante, specialmente i simboli che hanno valore, i simboli che hanno storia, sono importanti. Allora, anche se per una dimenticanza qualsiasi, a me sto fatto che sono state girate le sedie, quindi girate le spalle a De Gasperi, mi dà l'impressione, vedi, soltanto metaforicamente, Marco, ma il PD per chi ha perso? Il PD ha perso perché ha girato le spalle al suo elettorato. C'è poco da fare. E quindi Mario Pagliaro, inconsciamente, quello è un gesto freudiano, ha rappresentato con un gesto quello che quindi Mario Pagliaro non ha manco capito che ha fatto Mario Pagliaro, e invece consapevole. Venezia ha fatto benissimo. Certamente. Profili nuovi, profili di rottura. Ma è quello che serve, Marco, è quello che serve. Serve un atto di coraggio, un atto di generosità, se vuoi, ma soprattutto, no? Ma un congresso, ma io spero che voi lo facciate.
Fare che cosa? Così ma per fare che cosa? Finiscono di suicidare. Ma per fare che cosa? Pensare, fatelo. Fate il congresso. Fatelo unitario, mi raccomando. No, ma dopo quella dichiarazione del commissario Ermini, il quale l'unica cosa che ha capito Ermini della provincia di Vibo, perché poi per il resto non ha capito niente, l'unica cosa che ha capito è che qua c'è stato e c'è tuttora un tesseramento falso, fasullo, cioè gente che non sa di essere stata tesserata. Una volta che hai capito questo, Ermini, voglio dire, come fai a parlare di congresso? Però io lo capisco. Come fai a non proporre a Martina, a chi sia, togliamo tutto Mario, di mezzo? Manca? La verità, Marco. 5 minuti. Allora, io voglio prendere le difese di, io prendo le difese di Ermini. Però devo dire perché Ermini va compreso. Ermini non ne può più. Ermini se ne vuole. E se ne dai! Vuole rimanere qua. Ha detto lo vogliamo dire pure a lui, quello che abbiamo detto a casa. Statta a casa! Io propongo da un suggerimento pubblicamente. Statta a casa. Scriviti, commissario, scriviti una bella letterina. Dove ti dai, ti ringrazi, ti autoringrazi per tutto il lavoro. Poi dopodiché la mandi a Umberto del Basso De Gale e dici senti, fammi una cortesia, fammela firmare. Firmala tu. Falla firmare a Rosetta, falla firmare a Enzo De Luca, falla firmare a chi volete voi. E mandatela a Roma. La mandiamo a Roma. Roma recepisce e dice vabbè, fatevi l'amministrativo, facete un coordinamento. Bravo. Dopodiché, Umberto, secondo me, commissario del Partito Democratico, commissario con pieni Umberto del Basso De Caro. Commissario è. Affiancato, è una proposta che abbiamo già fatto da tempo, dall'altra figura istituzionale che è rimasta nel PD, l'unica, perché non ce ne stanno altri, gli altri sono stati fregati e mica è colpa nostra, è colpa dei 5 Stelle. Tutte e due insieme fanno una cosa molto bella, Marco, una cosa bella pulita. Egregi signori e amici dell'Irpinia, il Partito Democratico vuole rifondarsi. Apriamo formalmente il tesseramento, lo facciamo durare 3 mesi in maniera che ci pensate tutto il tempo che volete, dico 3 mesi, poi possono fissare 1 mese, quello che volete. Chi vuole tesserarsi si tessera, ma come Marco? Secondo lo statuto del PD preso alla lettera e si ricomincia da capo. Questo è il punto, Marco. Bisogna dare la possibilità a tutti quelli che se ne sono scappati, che hanno votato 5 Stelle, bisogna dargli la possibilità, speranza, ma quantomeno di un simbolo. Sarebbe davvero una catastrofe se 5 Stelle vincessero le vele amministrative da Avellino. Non è una Marco, è una cosa sacrosanta, tu lo sai come la penso. Serve una fase di transizione dove il PD non fa quello che vogliono fare, e cioè mettere insieme tutti quanti, la mucchiata, vogliamoci bene, poi si accoltellano di nuovo. Non esiste, devono andare all'opposizione. Devono andare all'opposizione. Vincere con il rinnovamento. Vincere con il rinnovamento, ma in quel senso là ce l'ha la forza, la volontà del Basso De Caro, dico lui perché è l'unico riferimento, lui e Rosetta sono gli unici riferimenti. Allora, ce l'hanno la forza e il coraggio di dire sentite, facciamo una lista per perdere, mettiamola così, va bene? Facciamo una lista per perdere, non le ammucchiate 150 lì, no, una bella. Di quanto sono le liste di Avellino? Quanti? 16 mi va. 16? No, no, di più. No, il numero di consiglieri quanti sono? No, che cosa dico? 30, quanti? Sì. Insomma, quello che è il numero previsto dalla legge. Una lista Partito Democratico senza alleati, ricominciamo da capo con questa. Centrosinistra non esiste più, non esiste. Il centrosinistra oggi, Marco, sai chi è? Quei 5 Stelle, sono quello centrosinistra, attenzione, sono quelli. Ora, prima che lo diventino, anche formalmente, il PD deve fare questa storia qua, diversamente non se ne viene fuori. Perdere non per accadrà. Perdere sai per perché risorgere. Non accadrà? Perché Renzi si è dimesso, ma non si è mai dimesso. Renzi sta là ancora pronto a volersi pigliare, va a finire a schifezza, Marco, va a finire, sai come va a finire? Va a finire che il Movimento 5 Stelle e Lega Nord si fanno un bel governuccio a tempo, fanno una bella legge elettorale con il premio di maggioranza, stabiliranno alla coalizione oppure al partito, andiamo a votare a ottobre e il PD sarà scomparso completamente.
Questo succede per colpa del PD, caro Marco, capito? Purtroppo. E io mi incazzo perché non sono 5 Stelle, non sono manco Lega. Non ci credo, non ci credo. Credo ai 5 Stelle come mezzo per spazzare via la porcheria. Ma se ad Avellino, sai ad Avellino che operazione si sta facendo, Marco, da quello che ho capito, secondo me, un travaso, posso dire una brutta parola, di merda. Cioè cacciamo un po' di merda e ne mettiamo altra. Magari resuscitiamo De Mita per l'ennesima volta e ricominciamo da capo. Perché così vuole Enzo De Luca, perché così voglio... No! Marco, se è così, hanno aperto. Hanno aperto. Hanno aperto. Questo è il punto. Devono perdere tutto. Hanno aperto la via della casa, come si dice. No? E basta. Che conclude questa nuova puntata esilarante. Ah, scusami Marco, un piccolo coso, quello che abbiamo scritto pure ieri, no? Su Orticalab. Ieri. Ieri sabato. Io voglio fare un appello, no? Alla dottoressa, mi permetterei mai di chiamarla senza il titolo, alla dottoressa Maria Morgante, direttore generale dell'ASL di Avellino. Ma santo è Dio, già avete preso, avete preso capate a non finire, cioè avete battuto le corna in senso metaforico, contro tutti i muri che ci stanno. Avete commesso delle illegittimità con quella storia dell'AIAS, che poi pagherete alla Corte dei Conti, andrete a pagare certamente. Ma ricominciano da capo, Marco, ricominciano da capo. La dottoressa Morgante, non te lo dico in una parola, la dottoressa Morgante vuole affidare, la riabilitazione dei disabili, dei poveri cristi, a chi? A una cooperativa del Casertano. Cioè, come se non ci bastassero già le cose nostre, no? Ce l'andiamo a prendere nel Casertano pure la cooperativa. Ma non è tanto questo. È che le cooperative ci stanno sentenze non si può fare. Del Tribunale Amministrativo del Consiglio di Stato confermato. Non si può fare, non possono fare quel tipo di lavoro. Non lo possono fare. Marco, e balla a chiedere alla dottoressa Morgana. E leggete le carte. A domenica, arrivederci, ciao Massimo.